Ciao a tutti, scusate la porta, sono ritornata per le lezioni di oboe. Allora, avete tutti un'ancia? Sì. Sentiamo un po' come suona. Quando fa questo verso un po' strano da papera, vuol dire che la vostra ancia è a posto. Vado a prendere l'oboe. Eccolo qui. Infiliamo. E proviamo a fare la scala di Sol maggiore. Quindi posiziono già le dita. È importante tenere le dita curve, non così piatte, che è un errore che si fa comunemente, ma morbidi, morbidi, rilassati. Si posizionano le dita, si guardano prima le posizioni, prima di suonare, quindi Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa diesis, Sol, ascendente, discendente, Fa diesis, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Occhio al passaggio Do, Re, questo, che è sempre un po' difficoltoso a causa dello spostamento dell'indice della mano sinistra. Proviamo. Col fiato, quindi sostenere il suono con il diaframma e soprattutto vedere questa zona qua. I muscoli vicino alla bocca devono essere tesi e il mento deve essere piatto. Mi metto di lato così si può vedere meglio. Deve rimanere giù. Se iniziate a sentire che si forma dell'aria o delle cose un po' strane, diciamo, smettete, ricominciate perché vuol dire che non avete teso abbastanza bene. Quando sentite invece che qua inizia un po' a bruciare il muscolo, vuol dire che state lavorando bene, un po' come quando si va a correre e iniziano a bruciare un po' i muscoli, iniziano a fare male perché sono muscoli che non siamo abituati ad usare. Il prossimo video, la prossima volta, vedremo invece di spiegare le note acute, come si fanno, perché rappresentano un po' un capitolo a parte dello studio dell'oboe, dove ci vuole un po' più di concentrazione e si imbocca in un modo diverso, si respira, si spinge in un modo diverso. Grazie a tutti, ciao, alla prossima!